sì. Dunque, lui viveva a Genova, ma in realtà non aveva fatto la matura perché seguiva una scuola privata, sì, una scuola privata, non andava tanto bene a scuola, non aveva tanta voglia di studiare, forse era stato turbato dal fatto che suo padre nel 1940 era stato arrestato, ammanettato, imprigionato, mandato via di casa per il semplice motivo che era di idee anti, letteralmente cito, di idee antifasciste e con la capacità di farne propaganda. Quindi questo semplicemente per le sue idee. Tutto questo aveva turbato il ragazzo. E, siccome a Chioggia c'era uno zio che aveva una fabbrica di inscatolamento del pesce, pensarono che fosse buona cosa mandarlo lì a lavorare presso lo zio. E quindi lui arrivò a Chioggia, aveva 20 anni e andò poi a pensione presso i signori Toffoli, Diomiro e Sara Toffoli. Ecco, una cosa che può interessare è che nel libro e nelle lettere lui cita molti altri cittadini di Chioggia con cui aveva rapporti di amicizia, eccetera. E quindi in questo modo lui è arrivato a Chioggia, se poi vuoi andare avanti tu. Sì, lui aveva fatto un po', io ho letto ovviamente avidamente questo volume da appassionato di storia del Novecento, da archivista, è archivista anche la signora Luciana per il Centro di Documentazione Ebraica di Milano, quindi abbiamo anche questa passione in comune, ho letto avidamente il libro e ci ho riconosciuto i tratti della città di Chioggia, le persone, i nomi, i luoghi. Allora, la cosa che mi ha stupito dall'inizio è leggere tanti nomi di persone che non sono propriamente di Chioggia ma che c'erano venute ad abitare o dal vicino Polesine, come Sara Cirella, la moglie di Diomiro Toffoli, lui stesso da parte di padre non era di origine chioggiotta, erano i proprietari del forno che all'epoca stava sotto i portici davanti a Calescopici e anche dell'abitazione superiore che lui aveva ereditato dalla madre, ma soprattutto di un nucleo di persone che arrivavano da Genova, tra le quali Flavia Silvestri. Flavia Silvestri era una ragazza, un'amica, forse qualcosa di più, non possiamo saperlo con questi termini, di Cesare Carmi, quasi coetanea, anzi praticamente coetanea, che abitava nell'odierna, ma anche all'epoca si chiamava già così, il numero di case era lo stesso, Calle Gradara. Ed era una delle persone che faceva parte, anche lei era una sfollata, ho letto, da Genova, si dice, lo scrive la signora Luciana, parente in qualche modo della famiglia Toffoli. E in quelle calli, tra Calle Scopici e Calle Gradara, diciamo così, andando verso Vigo, i giovani di 20 anni, insomma, avevano rapporti di amicizia, forse anche d'amore, probabilmente parlavano dell'attualità, insomma, il fatto che Cesare... La domanda che mi sono fatto è, Cesare era in fuga da Genova perché magari sapeva che come il padre Mosè, Gino Carmi, poteva essere ricercato, poteva essere braccato dal regime, oppure la scelta di Chioggia è stata quasi casuale, lì c'è un parente che ha un'impresa, vai a lavorare lì, cioè, cosa si è saputo di questa storia? Niente, lì no, c'erano queste paure, anche perché lui non faceva politica, per cui non era braccato, non era perseguitato, no, è proprio stata una scelta di opportunità, perché usava così a quegli anni, non hai voglia di studiare, bene, vai a lavorare. E siccome c'era l'opportunità di mandarlo dallo zio, così è stato fatto. Lui nella fabbrica Sacia faceva l'operaio, faceva il ragioniere, era seduto alla scrivania o si sa qualcosa di più? No, pare che lì avesse anzi un posto abbastanza di responsabilità e avesse anche fatto carriera, per cui... Oltretutto lui, che forse a Genova era un po' frustrato, lì aveva anche trovato la sua dimensione, ed era
questo è un altro motivo di felicità per il suo stare, anche perché era un ragazzo che tendeva alla felicità, era una persona ottimista, era molto solare, faceva amicizia facilmente, quindi per lui Chioggia è stata veramente la felicità, insomma. Lui è arrivato qui nel 1941 e in tale circostanza, come usava allora, essendo a pensione dai Toffoli, il fornaio di Ovidio Toffoli ha dovuto comunicare al commissariato di pubblica sicurezza l'arrivo di questo giovane e il fatto che lo avrebbe domiciliato in quella casa. Indicazioni tecniche erano Corso Vittorio Emanuele 84, Corso Vittorio Emanuele, l'attuale Corso del Popolo naturalmente, e possiamo dire che proprio questo documento che viene riportato nella parte finale, nella parte fotografica del volume, è stato un po' l'inizio della condanna di Cesare. Sì, perché ovviamente poi quando si è trattato... Il professor Bienati intanto è collegato. Andrea, ci senti? Ciao. Mi sento, buonasera. Buonasera, okay. A voi. Allora, intanto ti spiego un attimo, siamo in collegamento con Andrea Bienati, docente di storia didattica della Shoah all'Istituto di Scienze Religiose di Milano. Poi assieme a Luciana relazionerà riguardo il volume Ritratti d'archivio. Noi stiamo in questo momento affrontando il volume relativo alla vita e alle lettere di Cesare Carmi, che immagino conoscerai. Quindi sentiti pure anche libero di intervenire nella discussione, visto che ti ringraziamo di esserci, insomma. Va bene, intanto abbiamo risolto anche questa, che è stata importante. Ritorno appunto nella questione burocratica, che è stato un po' l'inizio della fine di Cesare, anche se allora lui non lo poteva sapere. Tra l'autunno, mi pare, del 1941 e l'autunno-inverno del 1943, Cesare trascorre a Chioggia sostanzialmente 2 anni, lavorando, facendosi degli amici, delle conoscenze, forse anche qualche antipatia, leggiamo un po' nelle lettere così vezzosa nei confronti di Flavia, della quale poi chiaramente parleremo e capiremo anche come mai queste lettere sono arrivate in mano alla signora Lauri e come mai ancora oggi sono riportate qui dentro. E quello che possiamo sapere di quei 2 anni è che appunto Cesare frequenta queste persone e in quelle calli, mi pare di capire, anche se le prove e d'archivio e documentali non ci sono, si forma un nucleo di conoscenze interne ed esterne alla fabbrica Sassa, interne ed esterne alle cerchie di amici, in cui spicca il fatto che alcuni venivano da Genova, come ad esempio la sorella di Sara Cirella Sellic, che poi si è trasferita a Chioggia, ha vissuto in città fino agli anni 60-70, aveva aperto una pensione sottomarina, la figlia di questa signora, nome Liliana, ripeto, e amo ricordarla perché è stata una giovanissima comandante partigiana. La trovate nel famoso volume su Edo Sergio Lavagnano, nel foto del servizio informazione e propaganda, era una delle figure femminili di spicco della resistenza chioggiotta, in realtà molto giovane, ed aveva il ruolo di comandante in questi reparti di informazioni. Flavia Silvestri stessa era di origine genovese, oggi noi siamo in 50.000 in città, facciamo fatica a pensare non solo di avere 5 genovesi in 3 cali, ma 5 genovesi in uno spazio così tanto. Sia mai chiesta come mai, insomma, c'era questa attenzione da parte di un ambiente così distante da questo? No, non me lo sono mai chiesta in realtà, e non saprei. Possiamo dire che queste persone... sappiamo che per quanto riguarda Flavia pare fosse lontana parente, questa è l'unica cosa che si sa, questa sì. Perché anche le ricerche che ho provato a fare su di lei, non essendo più una famiglia qui presente a nome Silvestri, l'unica che c'era che avrebbe potuto essere collegata alla famiglia di un medico che era l'ufficiale sanitario del paese, però non era scritto da dove venisse. Invece quello che le chiedo è se c'erano prove o sentori, a parte la famiglia Carmi ovviamente, ma anche delle persone che si erano strette attorno a Cesare in quegli anni, di sentimenti antifascisti, oppure no? No, perché io le uniche prove che ho sono quelle che ho preso dalle lettere che ho ricevuto, perché se non avessimo ricevuto quelle lettere, Cesare sarebbe stato un ricordo. C'era, si sapeva che era stato deportato, ma non si sapeva altro, quindi io al di fuori non posso sapere altro. Allora, siccome le chiedo sempre di tenere il microfono vicino come me, perché le persone in fondo magari potrebbero non ascoltare,
Se vuoi possiamo aprire il microfono, ma sempre qui lo devi tenere. Sto attento. Allora, invece, se vuoi parlare subito, dire come avete ricevuto queste lettere. Io in realtà non ho ancora detto che sono esistite delle lettere, che poi è l'oggetto del libro, ci saremo arrivati. Insomma, io volevo un po' parlare anche di 2 anni che Cesare ha trascorso a Chioggia, ecco. Cosa si è riusciti a sapere dei 2 anni che Cesare ha trascorso a Chioggia al di fuori del suo lavoro in fabbrica? Dunque, no, aspetta, mi riallaccerei a qualcosa che lei hai detto prima. Cioè, il fatto che i suoi padroni di casa fossero stati costretti per legge, era un obbligo burocratico, di denunciare all'autorità la presenza dell'affittuario, perché in realtà Cesare non era a pensione presso questa famiglia. Quindi le autorità avevano l'indirizzo di Cesare, ma le autorità sapevano tutto di Cesare, sapevano anche che Cesare era di Genova, perché in seguito al censimento del 38 dei cittadini ebrei, che in questo caso non erano più tanto cittadini italiani ma erano diventati ebrei a parte, si sapeva vita, morte, miracoli. Quindi una volta, dopo l'armistizio, i tedeschi, poi lui ha parlato di repubblichini, certo. Io parlo di tedeschi, in realtà c'erano tutti e due, perché? Ok, era noto tutto alle autorità fasciste, i tedeschi non parlavano l'italiano, si trovavano in un paese straniero, non sapevano, non conoscevano i posti, quindi non sapevano niente. Quindi i tedeschi da soli non sarebbero mai arrivati alla casa, all'indirizzo di Cesare, per prenderlo e portarlo via. Quindi, se ci sono andati, è perché questi elenchi sono stati consegnati dalle autorità fasciste ai tedeschi. Potevano non farlo. Qui c'è da pensare a tante cose. Erano funzionari, era gente quindi che lavorava. Non li avessero consegnati, cosa sarebbe successo? Avrebbero perlomeno perso il lavoro, magari avevano famiglia, quindi lì non si può pretendere. Però i tedeschi non sono andati da soli a catturare gli ebrei per deportarli, ma i tedeschi erano sempre accompagnati da dei repubblichini che dicevano: l'indirizzo è questo, prendetelo. Ecco perché è sbagliato parlare solo di repubblichini, è sbagliato parlare solo di tedeschi. Erano quindi nazifascisti. E questo per rispondere alla prima domanda. Poi, non mi ricordo, in una digressione che ho fatto, no. Cos'è che mi avevi chiesto? No, avevo chiesto appunto di questo, se c'era conoscenza e sentore, insomma, prima di questo nucleo tra genovesi e non, e anche se c'erano delle attività antifasciste tra queste persone, o se c'erano, nutrivano sentimenti antifascisti. In realtà, quello che ha detto adesso Luciana ha una spiegazione. Il 30 novembre 43, leggo qua, ma è cosa nota ai libri di storia, un'ordinanza della polizia, firmata dal ministro dell'interno Buffarini, stabiliva che tutti gli ebrei dovessero essere avviati in appositi campi di concentramento che inizialmente, come è capitato anche a Cesare, avevano sede nel suolo nazionale, prima la questura di Venezia e poi a Fosso di Carpi, ben noto anche per aver ospitato Primo Levi, che poi conoscerà Cesare nella fabbrica di Auschwitz. L'operazione di rastrellamento risultò semplificata e capillare grazie al censimento degli ebrei del 38, elaborato in seguito negli elenchi delle prefetture del 42, che indicavano residenza e indirizzo degli ebrei nei singoli comuni italiani. Questo per coloro che non erano riusciti a scappare. Mentre invece abbiamo preso, per fortuna, la famiglia di Cesare rimasta a Genova, padre, madre, sorella, riuscì a mettersi in salvo. Anche lui avrebbe potuto mettersi in salvo.
perché il cugino presso cui lavorava gli propose di andare con loro in Svizzera. E questa famiglia era composta da padre, madre, quattro figlie femmine, di cui la più piccola neonata, si salvarono effettivamente tutti. E Cesare, di fronte a questa proposta, non rendendosi conto di quello che rischiava, innamorato di Flavia, non se l'è sentita di andare e ha fatto la sua scelta. Una scelta alla quale poi ripenserà, perché da una lettera del carcere lui scriveva: ma strano, io qui sono l'unico giovane fra tanti vecchi. Evidentemente tutti quei giovani se ne sono andati, e quindi insomma ci avrà pensato. Dopodiché era rimasto tranquillo perché la prigione si gli ha pesato per i disagi, però è stato molto aiutato dagli amici che gli hanno comunque in qualche modo fatto avere, per esempio, non so, una rete per non dormire per terra, ecco, cose di questo tipo. Dopodiché nel trasferimento a Fossoli lui era tranquillo, perché intanto abituati da anni di leggi razziali, cioè tenete conto, erano 5 anni che tutti gli ebrei si sentivano discriminati, si sentivano un po' cittadini di serie B. Quindi inizialmente ha accettato di essere messo in questo campo come cosa normale, vabbè, ci mettono qua, poi alla fine della guerra usciremo. E quindi non aveva assolutamente la minima idea, come nessuno di quelli che erano con lui, che poi in realtà questa fosse solo un'anticamera. Sì, io stavo sfogliando appunto le prime lettere che Cesare scrisse. Allora, il suo rapimento come e poi successiva deportazione, come scritto anche nella pietra di Ciampo che collocheremo domani, avviene presumibilmente il 16 dicembre del 1943. Le prime notti le trascorre a Venezia e già da lì comincia a scrivere a Chioggia, alle persone che ha conosciuto in questi anni. Ma secondo me è giusto il 16, perché lui la prima lettera che scrive dal carcere è del 17, mi sembra che a un certo punto di Cagliere o qualcosa del genere, quindi ho pensato che fosse proprio la data precisa. Infatti nella pietra di Ciampo l'avevo ricordata. Queste lettere sono indirizzate sia a Flavia Silvestri, la maggior parte di queste lettere, sia a lo zio Pio Miro, la zia Sara, così li chiamava per rispetto, quindi a Chioggia ci succede di chiamare zio qualche persona a cui vogliamo molto bene, magari più anziana d'età, a Liliana Repetto, che era un'ottima amica, ma anche una persona molto abile nel recapitare notizie per via della sua attività, ovviamente, di cospirazione contro il nazifascismo. E in queste lettere, ce ne ho una qui sotto mano, che è scritto da Fossoli l'11 gennaio del 1944, traspare spesso il bene in cui si è trovato in questa città, quanto aveva ricevuto da persone sostanzialmente sconosciute. Insomma, tutto il giorno penso a cosa faranno a Chioggia in questo momento e ricordo uno per uno tutti quelli che ho conosciuto. Potremmo parlare, insomma, so di essere abbastanza in tema di un mondo di giusti, insomma, di potremmo dire giusti tra le nazioni, persone che non saranno ricordate nei libri di storia, ma che ognuna a suo modo, ognuna per alcuni particolari, ha contribuito, insomma, a far passare 2 anni difficili, perché sappiamo, tra guerra e discriminazione, a Cesare e alla sua comunità.